Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahedin, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, ho appena caricato la partita dove eravamo praticamente rimasti l'altra volta. Io voglio innanzitutto ringraziarvi tutti quanti per gli splendidi, divertentissimi e geniali commenti, suggerimenti che mi avete postato sul canale di YouTube. E quindi ragazzi, io veramente, veramente vi ringrazio tantissimo. Siete fantastici. E adesso ci troviamo sempre su 7 Day to Die, ragazzi, con Mujahedin, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono praticamente il 17° giorno, ancora questo numero ancora mi fa un attimino star male, diciamo così. Sono le ore 11:06 e stiamo, come anticipato, come detto l'ultima volta, stiamo proseguendo, insomma, nel deserto e con la speranza di trovare qualcosina di buono da mangiare, da bere, insomma. Perché adesso non abbiamo più una base. Questa è una cosa molto molto fastidiosa. Perché, cavolo, che mira ragazzi che c'ho, eh. Headshot. E praticamente non abbiamo più una mazza. Quindi, ah, buono, scrap metal. E praticamente dobbiamo cercare di proseguire e andare avanti in questa chest, questa avventura che è diventata veramente dura. Nessuno di noi si aspettava un attacco così duro da parte degli zombie, così in massa, insomma, una vera e propria orda. Che culo, ragazzi, dei caricatori. Mamma mia, che bello, che bello. E addirittura adesso sapete cosa faccio? Mangio pure perché sono quasi mezzo morto qua, quindi. Ok, beviamo pure. Siamo nel deserto. Io mi parlavano i programmatori che, insomma, nei vari bioma, quindi nel deserto, probabilmente il nostro personaggio ipoteticamente dovrebbe avere più sete, più fame e stancarsi prima, magari. Figo, figo veramente. Ok, questo è finito. Era solo un piccolo accampamento. Mi sono praticamente punto su un cactus. Non è proprio il massimo. È pieno zeppo qui, ragazzi. Il deserto è inospitale, però a differenza degli altri biomi. Ma chi è? Guarda questi. Che cazzo fanno? Voglio andare a vedere. Che stanno prendendo a botte un cazzo. Sono dei cretini, degli zombie dementi. Cioè, questo, che cavolo stavano facendo? Questi non c'hanno mai una mazza, sì, che schifo questo. Oddio, ho preso una pianta per errore. Ho preso una pianta. Che me ne faccio? Chissà cosa. Yucca. Ma non è che si può fare qualcosa? Oddio! Ma non ci posso credere! Io non lo sapevo, ragazzi. Cos'è sta roba qua? Si mangia? Che cazzo è? Non capisco. Yucca. Fibra. No, Oh merda! Oh mamma, che paura, ragazzi! Vaffanculo, veramente! Disgrazia, ah, buono, c'ho del mangiare, ottimo. E niente, ragazzi, stavano spaccando un semplicissimo cactus. Che cavolo è questo? Stavo dicendo che qua è, mi sembra strano, ragazzi, come non è come le altre. Ragazzi, io scavo, io non so, mi viene da curiosare, cavolo, che cazzo c'è qua? Comunque stavo dicendo che nel bioma del deserto, praticamente, è vero che è più arido e inospitale, però, diciamo, chi è che sta arrivando? Cavolo, arrivano altri zombie. Però ci sono delle alture, cioè delle alture incredibili, queste montagne. Stavo pensando che magari uno si potrebbe rifugiare lì su. E nel frattempo, ragazzi, mentre dicevo questo, ho trovato, non so, sembra un tunnel abbandonato, che ne so, otturato. Oh, magari mi sto sbagliando e sto facendo una cazzata, magari, però non lo so, ragazzi, mi sembra. E no, cazzo! Porca puttana, ragazzi, cioè, incredibile. Ragazzi, abbiamo trovato un passaggio praticamente. Ma che cavolo di roba! Assurdo. No, aspetta, io questa me la voglio esplorare, questa roba qui, ragazzi.
Mai vista roba così, ragazzi, veramente strepitoso. Solo mi cago addosso, ragazzi. Io qua non, io non faccio un passo senza una luce, una torcia qua. Si vede un emerito cazzo proprio. No, spettacolo, ragazzi, spettacolo veramente. Ho paura che arriva qualche cazzo di zombie da dietro e ci inchiappettano qui dentro. Ragazzi, qua si prosegue, eh. Si prosegue di brutto. Non si vede un cazzo. No, 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 ragazzi, dai. Porca paletta. Che cazzo, io metto una bella torcia qui. È chiuso lì, se sti cazzi. È una specie di labirinto. Non mi fido, ragazzi. Io non so voi, ma non mi fido per niente. Non mi fido per un cazzo qua. No, ma che cazzo è? Porca puttana. Io sono. Io chiudo, ragazzi, qua. Non voglio. Abbiamo altre torce. Ma perché in mano la torcia non illumina per niente cazzo? No! Dai! Che cazzo di posto è questo, ragazzi? È un po'. Deve essere una specie di camping di sopravvissuti, porca puttana. Non è incredibile. Come cazzo ci si abbassa qui? Porca puttana, incredibile, ragazzi. Abbiamo trovato praticamente un posto. Veramente, ragazzi. Io non lo so, guarda. Cioè. Questa volta abbiamo trovato, sembra. Delle. Buono, l'acqua, cavolo, ne avevo bisogno. Abbiamo trovato un posto, sembra, per sopravvissuti. Insomma, qualcuno si era rifugiato qui. Credo. Cioè, credo che si sia rifugiato qui. Cioè, ma massimo una macchina. Forse stavano riparandola per fuggire da questi posti, insomma. Incredibile, ragazzi. No, vi giuro, non mi aspettavo. Oh, che c'è roba da mangiare qua nella monnezza. Questo cos'è? Lump of coal. Va, prendiamolo. E sbalorditivo, ragazzi, non so cosa dire, cioè voglio. Purtroppo non si vede veramente niente. Sto sprecando tutte le mie torce. Sento gli zombie molto vicini. Non vorrei qualche cavolo di sorpresa. Una pistola, ragazzi. Buono, dai, che la fortuna sta iniziando a girare dalla nostra parte. Finalmente. Ancora roba da mangiare, benissimo, direi. E lingotti di ferro, insomma, che non guastano mai. Ancora roba, lingotti di ferro, ottimo, direi veramente ottimo. Andiamo a vedere di qua. Che cacchio ci sa? Che cavolo ci sarà? Che cavolo ci sarà? Merda, l'ho messa di merda. Vediamo un attimo. Delle bare, che cazzo è qua dentro? Bene. Oh là là, caricatore! Un caricatore per la mia fantastica M9. Ancora lingotti di ferro. Un altro caricatore, benissimo. Mamma mia, stiamo facendo una mega scorta qui. Benissimo, benissimo, dai, che ben venga questa roba qui. Ragazzi, ma i passaggi sotterranei proprio, eh. Passaggi. E qua finisce il tunnel. Ancora altri caricatori. 5 caricatori da quando non avevamo una mazza praticamente. Ma io questo me lo mangio, eh. Io non lascio niente. Cavolo, mi è caduto per terra. Non lascio niente e poi inizio a mangiare come un bisonte. Ragazzi, che dire? Incredibile questo gioco. Fantastici. Fantastici questi. Non mi sarei mai aspettato di trovare una grotta, non so, un rifugio, secondo me, di sopravvissuti. È veramente strepitoso, ragazzi. Pensare è un rifugio abbandonato. Ancora altra roba da mangiare, ottimo. Ottimo veramente. Quindi direi, ragazzi, di proseguire. Qua è chiuso, non c'è niente. Queste le nostre torce, io quasi quasi. Prima di uscire. È inquietante perché ho paura di trovarmeli tutti quanti dietro. Volendo sono le 17, ragazzi, sono le 17 è ancora presto, quindi abbiamo ancora un po' di margine di tempo per scappare. Io mi prendo anche questa torcia, non voglio lasciare proprio niente qui. Oh mamma, che brutto che era così.
Va bene, ragazzi, incredibile, incredibile veramente. Chissà se ci sono ancora altri posti come questo. Cioè, veramente, veramente fantastico. Io direi di proseguire. Il bioma, come dicevo prima, del deserto offre tante possibilità, tante cose particolari e anche tante sorprese. Quindi bisogna tenere gli occhi aperti in questo gioco, ragazzi. Sempre occhi aperti, veramente, perché si può trovare di tutto, guardate qua. Che culo. Veramente, caspita. Allora, questa roba qua io sinceramente non me ne faccio niente. Vorrei iniziare a bere ancora, ce la faccio giusto giusto. Le ho trovate giusto giusto e le utilizzo pure. E qua la fame si fa sentire, ragazzi. Siamo messi proprio male. Siamo messi da quando c'è stato quell'attacco zombie. Siamo rimasti senza, veramente senza un piffero. Dove stiamo andando da qua? Sembra che siamo senza meta, senza... Allora, c'è una casa qui, dovrebbe esserci una casa. Quindi cerchiamo di arrivarci. Una casa, un qualcosa di abitato, in modo che, sperando che sia ospitale, perché sono già alle 18 e non vorrei trovarmi, diciamo, per strada durante la notte. Perché come sapete, di notte la storia qui si fa dura. Porca miseria, ragazzi, e qua che cavolo è? Una bomba di benzina, sembra, una... È piena di zombie, tra l'altro, però... Non possiamo farci, dovremmo fare... Aspettare qua... Passare la notte qua, ma... Non, mamma mia, io vedo tutto devastato qua. Non è assolutamente... Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Oh, 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 oh! Affanculo, ciccione di merda! Cazzo, mi ha fatto cadere di sotto, brutti animali! Terribili zombie di merda. Crepate, crepate maledetti. Mi avete distrutto la casa. Stavo così comodo. Chi è che corre, mamma mia. Una paura terribile. Allora, oh, mitragliatore, che cambierò perché il mio è un po' danneggiato. Ma che cazzo, scusatemi, ma mi sto portando una sedia dietro. Ah, Mugia, guarda, sei veramente un genio. Giustamente, io quando poi sono stanco, ragazzi, mi siedo. Oh mio, mamma mia, per scappare da lì abbiamo fatto veramente... Veramente un sacco di... Dietro un sacco di stronzate ci siamo portati. Qui sono macchine. E là là, caricatore ancora, ragazzi. 5 caricatori. Ok, scrap metal. Questo non ne ho bisogno. C'è un altro zaino qua a terra. Ah, dei caricatori per il mitragliatore. Ok, 2, benissimo. Sta girando meglio la nostra avventura, eh. Fortunatamente qua. Ok, ok, ragazzi. E qui sono praticamente... Siamo al 17° giorno, sono le 19:15. Ragazzi, qua bisogna trovare subito un posto per nascondersi. Ma dentro qua è tutta bugata. Dove cacchio vado? Non c'è assolutamente niente da... Buono, painkillers. Tanta acqua che ne ho bisogno come un forsennato. 5, facciamo 5 coppie da 5. 3, mettiamo tutto qua, 4, benissimo. Questo qui, ah, scrap metal, ancora questa roba qui, le sto prendendo tantissimo. Poi prima o poi mi auguro di capire che cavolo sia quello a fare. E niente, barattoli vuoti. Uno zaino qui sotto. Mamma che culo, ancora altri 5, 2, 7 caricature. Sono proprio come mi porto anche questa pistola, ma non si sa mai qua, Quindi me la porto dietro. Prendiamo anche questi. Ci sono dei... Ma qui sono pieno, non riesco a prendere nient'altro. Io direi di questa roba qui non me ne faccio niente. Forse ho degli stick. Aspetta, questo che non me ne faccio niente. Mi prendo questi qua, sinceramente. Sì, è notte quasi, ragazzi. Porca mia, oh, c'è ancora della roba qua. Niente. Niente qua, ma questa roba qua che cavolo sarà? Io vorrei vedere. Ho sbagliato, scusate. Non ho mai capito che è una pietra, una roccia. Ma cos'è? Collect cinder block. Non me lo fa neanche prendere. Sono praticamente pienissimo. Vabbè, cavolo, è notte, ragazzi. Oh, ecco, una scala là. Ho visto una scala. Non so, fortunatamente non. Io direi di sfruttare. Ma qui possiamo accendere questo fuoco, magari se ne vanno a fanculo.
Ecco, saliamo su, vediamo un attimino. Dovremmo essere al sicuro qua. Più o meno, al sicuro. È una parola che non voglio usare più, ragazzi. Essere al sicuro, veramente. Perché, allora, mettiamo questo. Mettiamo l'intorno qui. Ok, dobbiamo prepararci per la notte, quindi direi di fare con gli stick. Vediamo un po' se c'è il mio The Wood Spike. Eccoli qui. Ne farei almeno 6. Penso che dovrebbero bastare. Non voglio esagerare perché nel frattempo, ragazzi, sono quasi le 21. Qui il tempo vola. Il sole sta per tramontare. Le tenebre arrivano e sono cazzi amari. Porca miseria, io penso che siamo nel pieno del deserto, ragazzi, e niente. E speriamo bene, perché qua la situazione la vedo abbastanza calma. Forse gli zombie evitano come dire, le città. Cazzo! Ma chi cazzo di. Cioè, hai visto? Non evitano un cazzo, ragazzi. Volevo dire, evitano le città. Cioè, le zone periferiche magari sono più presenti nelle città. Invece ho detto una gran cagata. Stanno iniziando ad arrivare, ragazzi. Come non detto, sono cazzi ameri. Va bene. Tra l'altro, questo posto mi è familiare, insomma, quindi passeremo la notte qui, ragazzi, sperando di sopravvivere. Non posso far venire questo video troppo lungo, con questo è tutto. Il diciassettesimo giorno, e sono le 21:44 su 7 Day to Die. Sento che stanno arrivando le bestie. Crepa, bastarda. Stanno iniziando ad arrivare, ragazzi, meglio mettersi buoni buoni qua. Va bene, ragazzi, e quindi passeremo la nottata qui, in questo posto, che tra l'altro mi sembra di esserci già stato, forse. Va bene, e quindi proseguiremo poi verso il deserto, cercando magari nuove grotte, nuove possibilità. Avete visto che questo gioco offre sempre tante innovazioni, tante cose carine, diciamo così. Però bisogna stare sempre attenti. Sempre molto attenti. Va bene, con questo è tutto. Mujahedin, l'ultimo dei talebani napoletani, vi saluta. A presto e ciao.